qui a Sud Look, Lucia Sardo, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Come già detto, ci stiamo occupando appunto di personaggi catanesi che hanno dato lustro alla nostra città e come ovviamente non invitare Lucia, che da tanti anni ovviamente si occupa di recitazione, ma che ha anche una scuola qui a Catania. Sì, chiamiamolo laboratorio. Un laboratorio, non mi piace, ok. Però la scuola, perché è un laboratorio, perché è una ricerca, ricerco anch'io. I ragazzi, come dire, mi aiutano nella ricerca, i miei allievi, perché per me il teatro non è una cosa fissa, non è una cosa che si blocca, è una cosa da museo. Il teatro è di, sono le emozioni che si mettono in gioco continuamente, per cui è un continuo ricercatore, per quello faccio teatro di ricerca. Da quanti anni? Ma allora, guarda, io ho sempre insegnato, nel senso che io ho cominciato nell'80. Recitare, studiare e contemporaneamente noi studiavamo e insegnavamo, proprio perché è importante insegnare. Se tu insegni riesci a capire cosa tu non devi fare, perché lo vedi molto negli altri. Infatti ai miei ragazzi dico sempre, siate presenti quando io vi faccio fare un esercizio, ma siete molto presenti quando vedete fare gli esercizi, perché è importante vedere gli altri. Prima che gli altri, bisogna imparare a vedere gli altri per vedere se stessi. Se tu non riesci a vedere gli altri, a percepire gli altri, non percepisci nemmeno te stesso. Per Lucia Sardo, il panorama culturale catanese in che stato è? In che stato di salute è? Allora, io devo dire che frequento pochissimo Catania, veramente poco. Evidentemente perché c'è quella roba stimolante. Ho vissuto da quando sono andata via dalla Sicilia, avevo 18 anni, ho vissuto in Lombardia, ho vissuto in Emilia Romagna, ho vissuto per un periodo a Roma, ho vissuto un po' in Francia e devo dire che la cultura catania, tranne a rarissime eccezioni, è molto, io la chiamo di musica, è molto vecchia, molto stantica, è molto, c'è cose smesse da anni e negli anni. Che cosa manca? Ripeto, il teatro, nel mio caso il teatro potrebbe essere la pittura, potrebbe essere qualunque cosa fa cultura, è vita. Quando l'arte va lontana dalla vita, è un'arte stantia, è un'arte vecchia, è un'arte colomorfa. Quindi qui ci sono degli stereotipi, no? È come se il teatro, quelle cose... vecchio, di... sì, ma non per l'età, perché per esempio quando io facevo teatro al nord a Milano, il teatro era il luogo dello scambio, era il luogo della freschezza, della giovinezza, non anagrafica, della giovinezza di testa. Quando sono venuta a Catania, infatti poi non l'ho più frequentato, è il luogo della muffa, della presentezza, voglio dire, non è che Pirandello sia vecchio o giovane, i grandi sono eterni, sono senza tempo, e come si bisogna adottare anche i linguaggi moderni, anche linguaggi diversi, per cui va bene rifare ancora Pirandello, va benissimo, anzi, ma farlo con l'arte nuova, con le nuove metodologie di recitazione, non si può recitare come negli anni 30, basta. Io vorrei parlare con te anche del corto che tu hai fatto. Come ti è venuta quell'idea? Allora, premesso che sono donna, premesso che queste storie accadono continuamente. Anche perché io mi sono rivista tantissimo in quel corto. Frequento parecchie donne perché insomma noi ci raccontiamo, parliamo, ci diciamo le cose. Quindi non è che io non ho inventato niente, sono storie quasi reali. Qualcuno ha detto, però è un po' surreale tutte queste cose che fate, sicuramente le donne quando ci riuniamo facciamo robe del genere. Ma poi è arrivato lontano, diciamo, questo corto, perché ha avuto, sì, diciamo, sì, no, seguito. Ha vinto qualche premio. Ha vinto dei premi. È andato anche a Londra. Esatto. Sì, perché il tema è un tema tanto vecchio quanto attuale, quello della vita in un non è protagonista perché si può guarire. È corale. Se si considera una malattia, sì. Se tu pensi che è normale patire per amore, no.
Stai lavorando a dei nuovi progetti? Cioè, possiamo anticipare qualcosa? Sì, possiamo anticipare tante cose. Allora, intanto sto per girare un film che tengo tantissimo, che tratta da un libro che mi sta correndo, si chiama Ciliegia. Una storia bellissima e struggente, veramente bellissima e struggente. Invito a comprare il libro, io non posso, chi lo legge sa di che si tratta, io non lo posso dire perché... Quindi APC Read di Catena Fiorello, comprate? No, perché non posso raccontare di che si tratta, è una storia di una bambina, io sono la zia di questa bambina e quindi girerò questo film, ne girerò un altro quasi in contemporanea, perché ne giro, non purtroppo, per fortuna, ma purtroppo in contemporanea, tre. Uno Malarrazza che si girerà a Catania, non mi dite ancora i nomi dei registi e cose perché... Va bene, ma noi tanto ti seguiremo perché ormai tu... E poi un altro per... Lui che è affezionatissimo a Lucia Sardo, quindi la seguiremo. Invece quello che ci tenevo tantissimo a dire è che adesso, grazie ad un progetto europeo, io e il mio socio di lavoro Marcello Cappelli, in realtà il progetto è suo con il mio sostegno, e porteremo, faremo un progetto europeo dedicato alla figura di Giovanni Grasso. Giovanni Grasso che è un catanese, che è stato considerato nel 1900 il più grande attore del mondo, non di Catania, di Vizzini o della provincia, del mondo. Ed è stato amato dai più grandi. Ti faccio un piccolo esempio. L'Actor Studios, di cui tutti parlano, che è straordinario perché si trova in America, Lee Strasberg, colui che ha fondato l'Actor Studios, disse che per lui il più grande attore del mondo era Giovanni Grasso e che lui ha fondato l'Actor Studios basandosi sui principi di Giovanni Grasso. Era stimatissimo da Mario Conde, era stimatissimo da Stanislavski, il quale si è trovato un carteggio in cui Stanislavski chiede a Giovanni Grasso delle lezioni per i suoi allievi. Cioè, Stanislavski, cioè, che ha creato il teatro moderno in tutto il mondo, il padre del teatro moderno, chiede a Giovanni Grasso di Catania, ebbene a Catania nessuno sa chi è Giovanni Grasso. Pare addirittura che Charlie Chaplin abbia copiato un film di Giovanni Grasso per fare Luci della città, pare che abbia copiato dal film Sperduti nel buio, eppure Catania per i suoi figli è, se non so, io e quindi questo progetto europeo in cosa consiste? Allora, il progetto europeo consiste nel selezionare 20 giovani, 20 giovani a cui noi faremo fare il percorso di Giovanni Grasso, il percorso di una vita di Giovanni Grasso, noi lo ridurremo in poco tempo, perché Giovanni Grasso aveva studiato i pupi siciliani, veniva dal mondo dei pupi, quindi faremo studiare i pupi ai ragazzi, la commedia dell'arte, e quindi faremo, faremo questo percorso. Alla fine si farà, verranno dei maestri fuori, e alla fine faremo uno spettacolo, ci sarà un grande convegno internazionale, il convegno si farà a Malta perché il nostro partner è Malta, verranno registi dell'Actor Studios, cioè una cosa veramente straordinaria a Malta. Vabbè, io te lo anticipo, beh, noi ti seguiremo. Voi anche mi dovete a seguire Malta, perché saremo straordinari. Quindi io cerco questi ragazzi, fra un po' okay, usciranno i bandi, benissimo, per selezionare questi 20 quindi, studenti e poi andremo. Si facciano avanti, insomma. Anche perché Giovanni Grasso è stato all'inizio del secolo è stato in America del Nord, negli Stati Uniti, in America del Sud, è stato a Cuba, è stato in Inghilterra, è stato in Russia, addirittura Babel scrive un racconto in cui descrive l'arrivo di Giovanni Grasso. A Catania? Non sanno manco qui, cioè non gli hanno, manco una strada gli è stata dedicata, cioè, la nostra terra è fatta solo per i mediocri, per diventare qualcuno bisogna andare fuori, bisogna essere apprezzati da fuori, allora poi forse qua si apprezza, e questa è la nostra maledizione di questa terra. Grazie Lucia Sardo, grazie.